L'estate del 2022 segna la ripartenza del turismo dopo 2 anni difficili e una delle mete più ambite resta Venezia, città che sulla sua fragilità unica ha costruito un immaginario ormai diventato globale. Per capire come sta andando effettivamente la stagione, siamo stati all'Hotel Cadidio, progetto alberghiero della collezione Via Retreats di Voi Hotels, brand del gruppo Alpitour, inaugurato lo scorso anno. Una bella ripartenza. Noi abbiamo visto un aumento, ovviamente penso che l'anno scorso non era un anno da prendere in considerazione, però quello che è importante quest'anno è comunque un turismo per noi, Cadidio, di qualità. Abbiamo un target di clienti veramente di qualità e parliamo di clienti anche adesso americani che ritornano, però non solo, una clientela francese, ovviamente tedesca, svizzera, però di qualità, che hanno voglia di scoprire Venezia da maniera diversa, di non fare i soliti tour. La relazione di Venezia con i suoi visitatori è viscerale e, come in tutti i legami molto forti, talvolta possono nascere dei problemi che qui possiamo sintetizzare con il termine di iperturismo. Al Cadidio però si cerca di battere altre strade sulle quali, dopo quasi un anno di apertura, è possibile provare a tracciare un bilancio. Cadidio è un bambino di un anno, fra poco, che vuol dire che per noi, come un bambino di un primo anno, comincia a camminare, stiamo guardando sul futuro. Penso che è un buon inizio, dove vedo che c'è ancora margine di miglioramenti e di continuare a spingere su questa fascia, diciamo, alta, e continuare a spingere e a insegnare ai nostri ospiti che devono scoprire Venezia in maniera diversa. La sfida dunque che parte da Venezia nell'estate 2022 è probabilmente questa: riuscire a mantenere la propria straordinaria attrattività trovando però nuove formule e soprattutto un nuovo modo di vivere la città che sia più sostenibile da tutti i punti di vista, non trasformi la laguna in un grande parco a tema e metta in risalto anche i territori del Triveneto che intorno a Venezia gravitano.